ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Tutto bene? Mamma mia ragazzi, mi siete mancati davvero tantissimo e io almeno un pochettino mi sono mancata. Ragazzi, in questi 4 mesi che sono mancata sono successe davvero tantissime cose che ancora vi devo raccontare. Lo so, è già uscito un video, ma le cose sono talmente tante che un video non è bastato. Come per esempio la Sabri e Alessio, che hanno aperto un nuovo canale che si chiama Naz. Lì fanno dei video divertenti insieme. Hanno fatto un nuovo format dedicato agli animali, che per me è un vero e proprio documentario. Secondo me questo video lo useranno nelle scuole per far conoscere bene gli animali. Poi ragazzi, diciamolo, Pika è un grande. Pika sarebbe Alessio, che su Instagram si chiama Pika Palindromo. Comunque ragazzi, dicevo che Alessio è un grande artista, sa fare tutte cose, sa cantare, sa suonare, scrive le parodie che cantano loro nel suo canale, praticamente sa fare tutto. Secondo me non c'è una cosa che non sa fare Alessio. Quindi ragazzi, dicevo che hanno fatto questo video pazzesco, che a me è piaciuto davvero tantissimo, intitolato Diventiamo genitori Faunaz. Benvenuti in questa prima puntata di Faunaz. Ragazzi, andatelo a vedere perché è stupendo, ve lo consiglio, andate su Naz a vedere questo video. Quando hanno fatto questo video, ragazzi, la Sabri e Alessio sono andati a prendersi delle uova di anatra, ma non per mangiarseli, ma per far nascere il pulcino in casa. Praticamente hanno preso 2 tipologie di uova di anatre, e sono le anatre corritrici indiane e le altre sono le anatre germane venete pezzate. Praticamente in casa si sono portati 23 uova di anatre. Devo dare qualcosa in attesa della schiusa delle uova. Ci prenderemo cura. Io prendo la videocamera. Ale prende le uova. Ecco. E andiamo a metterle in macchina piano piano. Piano piano, ti dico. No, no. Ciao, grazie mille, ti aggiorno. Anzi, ti aggiorniamo. Loro praticamente avevano comprato già l'incubatrice, avevano messo la temperatura 37,7 e hanno messo dentro queste uova di anatre. Dopo 28 giorni dovevano nascere questi pulcini. Ma ragazzi, mica è così semplice, dovevano fare tantissime procedure. E l'operazione che a me ha fatto tantissimo emozionare praticamente è la speratura, che loro l'hanno fatta il 9° giorno, il 13° e il 24°. Che cos'è questa speratura? Praticamente è un aggeggio dove c'è una lucina piccola. Mettendo l'uovo sopra tu riesci a vedere l'embrione nei primi giorni e dal 13° giorno in poi inizi a vedere il pulcino che si muove. E poi ragazzi, negli ultimi 3 giorni mi sono emozionata davvero tanto, perché si vedevano questi pulcini che dall'interno bucavano l'uovo e uscivano fuori. Guardate le storie che ha messo la Sabri, sono davvero emozionanti, guardate. Brava! Vai Franci! Che si rivolta! Eccolo! Eccolo! Ciao! Ciao, Jules! Jules, il primo! Jules! Ho fatto la capriola! No, non mi dire che è un ginnasta, ti prego! È un ginnasta! Eccolo! Vai Vincent! Siamo tutti con te! Dai! Incastrato.
Nemo. Cip cip, dai. Dai, alzati su. Dai. E poi la Sabri li fa uscire dallo scatolone, li fa correre, loro ingiambano, corrono, camminano per strada, niente ragazzi, sono troppo carini. E poi c'è sempre Nemo, il mio preferito, che rimane sempre a disfarmi. Ciao Nemo. Cosa fate in cucina? Qua, 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 qua. Cosa fate? Raffi, non sa ancora stare in piedi, è la prima volta che lo poso sul pavimento. Fatemi... Ma no, piccolo Nemo! Di qua, amore! Numero 5, ma l'hanno già fregata. Numero 3, chi la prende, Franci? Loro adorano le zucchine, che buone le zucchine! Qua vedete c'è cibo ovunque, ma guardate quanto gli piace la patata loro, eh? Patata! 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 Nemo, anche tu! E nel parco, in mezzo all'erba, mentre brucano l'erba, niente ragazzi, che sono carini, guardate. Che belle, che brave le papilotte al parco, eh? Oh sì, mangiamo un po' di erba, che buona, che buona. Ma bello essere al parco, eh? Bellissimo. Sono arrivate anche la Franci e Colla, oggi brucano un pochino nell'erba, eh? Sì, non si scollano da noi di neanche di 10 centimetri, però... Ciao! Amano i piselli e divorano tutto e subito, guardate! Viva i piselli! Viva i piselli! Loro adorano i piselli! Che buoni i pisellini! I pisellini delle anatre, i pisellini! Per caso qualcuno di voi vuole piselli e fagiolini? Eccoli, mamma mia, la resta Nemo, ma perché? Ecco, ho trovato da mangiare. Sì, piselli. Una storia dura 15 secondi. Raga, loro hanno finito i piselli in 10. La scorsa settimana Sabri ha dato la prima papera, che si chiama Colla, l'ha data a due gemellini. Invece qualche giorno fa ha lasciato tutte le papere a Ferruccio e ne ha portato soltanto due a casa, Franci e Marta. Ciao paperotte, siete rimaste in 5, ci vediamo tra un paio di settimane, fate le brave che poi tra due settimane vi libero. Ciao Mia, ciao Ferru, ciao nonna. Ciao amore, già capito che voi volevate venire in camera, forza, dai, camera mia, bravi. E niente, ormai l'ho conquistato anche la camera. Ciao. Per caso voi vi stesse chiedendo, ma Sabri, dove sono Franci e Marta? Qui, che lavorano con me al computer. Hanno deciso di stare con me. È il mio povero, qua. Poi che è successo in questi 4 mesi? Ah, ma io mi sono messa a parlare soltanto delle paperelle. Ma mi sono dimenticata di dirvi che Luca e Marta hanno fatto un'altra serie dove andavano a vedere delle case bellissime. Poi che mi sono dimenticata. Che dovevo dire? Ah, l'avete visto il video che ha fatto Marta? Lo scherzo che gli ha fatto a Luca? Finalmente c'è riuscito. Poverino Luca che c'è rimasto male. E il bello che Marta gli diceva, vabbè Lu, devi aspettare soltanto 2 anni. Però te lo meritavi Luca, te lo meritavi. Dopo tutti gli scherzi che gli hai fatto tu a Marta, questa volta Marta è stata una grande. Grande Marta! Bravissima! Ah ragazzi, poi il 25 maggio c'è stata la prima del film di Crudelia De Mon.
Katie è andata a vedersi questo film al cinema insieme al suo accompagnatore, come lo chiama lei, Vladimir, un ragazzo bello, alto, biondo, occhi azzurri. Beh, un bel ragazzo. Stamattina, ragazzi, Katie pubblica le sue foto che adesso vi faccio vedere. Siete pronti? Guardate. Oh, c'è un'altra foto che ho dimenticato di farvi vedere. Guardate. E non potete capire i commenti che c'erano sotto. No, no, terribili. Siete terribili, siete terribili. Da dire, ragazzi, ora che avete visto questa foto con Katie che si bacia con questo ragazzo, ah, ma era meglio Luca, ah, ma questo ragazzo è più bello di Luca, ma avete sempre da dire, ragazzi. È come che l'altro giorno che la Sabri praticamente ha risposto in una storia di una pussola, chiamiamola così perché le chiama pussole tutti i suoi fan. E una ragazza che gli ha detto: ma siete sposati? E lei gli ha risposto: no, ci sposeremo quando si può al Pride. Webbo ha pubblicato questa foto, guardate. Dicevo, Webbo ha fatto questo post e la Sabri ha commentato ironicamente, ragazzi, ironia, e ha scritto: sti c***o, con uno smile che ride. Ragazzi, è successo un macello. Addirittura hanno messo dei commenti che parlavano di Sasha, che sono 3 anni che si sono lasciati, ragazzi, ma poi commenti orrendi, insulti. Ragazzi, ha ragione la Sabri quando dice: ogni volta che esce un articolo di gossip su di me, i miei direct si riempiono di insulti. Ragazzi, Bella Porch ha soltanto 100 milioni di visualizzazioni nel video musicale che è uscito qualche giorno fa. No, era soltanto per informarvi. I saluti, ragazzi, questo video sta durando un'eternità. Dove sono? Saluti veloci. Saluto a Esra Reda, a Vincenzo 52 De Simone, a Lucia De Simone, Calogera Navarra, Giuseppe e Andrea A. Poi saluto ad Alice, bacini ragazzi a tutti. Poi Sara Love, 3 cuginetti, Alessandro, Francesco e Alessio da Agrigento. 2 gemelli,
Giulia e Samuele, sempre di Agrigento. Un bacino. Comunque ragazzi, dimenticavo, la Sabri Gamer ha aperto un altro canale, andatevi a scrivere. E poi basta, niente, noi ci vediamo martedì alle ore 16 con il video dove vi faccio vedere la mia lampada con il logo 3D. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo martedì. Ciao ragazzi, un bacione dalla vostra Lady Lee. Ciao.